Allora, siamo qua con Fabio Brigante, responsabile di Origination PME di Borsa Italiana. Fabio, ti ringraziamo per la partecipazione al Meet Forum. Grazie a voi. Com'è andata? Come sta andando l'edizione 2019? Ma un'edizione coraggiosa, perché rispetto agli anni precedenti ho visto molta più partecipazione, molto più voglia di confrontarsi. C'è uno spirito innovativo. E questo probabilmente anche grazie a voi, perché ho visto tantissima contaminazione di idee, ci sono diverse start-up innovative, nessuno vuol correre da solo, si vuol correre insieme verso un unico obiettivo. Quindi nei primi confronti che ho avuto, tanta attenzione anche ai temi di borsa, anche perché sono ormai diversi anni che cerchiamo di investire nel mondo delle PMI, il mercato ci sta dando ragione, sicuramente la Sardegna, rispetto anche tutto il sud Italia, ancora deve esprimere il proprio valore. Portale Sardegna è stata la prima PMI a quotarsi su Emitalia, un bellissimo esempio che può fare sicuramente da volano, ma il vero volano lo deve fare nel turismo, perché è un peccato che il primo settore in Italia non ha trovato ancora un consenso nei confronti degli investitori istituzionali, che lo cercano, perché gli investitori istituzionali cercano i principali settori in Italia. Però ci deve essere coraggio. Ora, il coraggio qui l'ho trovato, speriamo che ci sia anche coraggio nelle prossime settimane ad un confronto per capire se si possono trovare capitali in borsa. Benissimo. Senti Fabio, noi sappiamo che attraverso la Borsa Italiana Portale Sardegna ha trovato una nuova opzione, possibilità di acquisire risorse finanziarie per investirle in progetti. In 2 anni Portale Sardegna è cresciuta, ormai è diventata un gruppo e quindi sicuramente, come hai detto tu, è un esempio, una possibilità. Però dal tuo punto di vista proprio di operatore della Borsa Italiana, che cosa ti senti di dire ad una piccola impresa che sta solo pensando di quotarsi in borsa? Che non deve pensare alla borsa come il punto di arrivo, deve essere visto come punto di partenza. Quello che avete fatto voi è non cercare di valorizzarvi immediatamente, ma cercare uno strumento che potesse consentire anche ad altri di capire il vero valore della società. Utilizzando il vostro esempio, arrivando in borsa avete acquisito risorse manageriali, avete avuto una visibilità oltre, diciamo, il territorio di riferimento, avete individuato delle società da acquisire, quindi da integrare, dove nel vostro caso avete acquisito anche manager portando la società, avete fatto operazioni azione su azione, quindi in particolar modo non è stata fatta solamente con cassa. Cioè, utilizzando il vostro esempio, sono tutti benefici che attraverso la quotazione in borsa altri PMI possono assolutamente valutare. Quindi quali sono, diciamo, i requisiti principali per poter aspirare a questo progetto di quotazione? Al di là dei requisiti finanziari, dove sicuramente poi in base alla tipologia di operazione uno deve entrare nel merito, è importante l'ambizione. Senza quella, senza un progetto innovativo, senza un progetto anche coraggioso, la borsa valuta sì il passato, ma è proiettata sul futuro, quindi bisogna condividere un progetto. Partendo da quello si cerca di capire se in questo momento, per dimensione, per caratteristiche, quella società è pronta per andare in borsa. Ci puoi raccontare un po' come sta andando il mercato AIM, proprio la borsa italiana, settore AIM, in questi ultimi 2 anni, visto che è da un po' che non ci vediamo? È vero, non ci vediamo da 2 anni, però vuol dire che il Meet Forum 2 anni fa ha portato fortuna, perché da allora oltre 50 aziende si sono quotate, nonostante, diciamo, problemi macroeconomici in Italia, in Europa, nel mondo, tante piccole società hanno raggiunto questo traguardo. Sia l'anno scorso c'è stato un record di quotazioni, quest'anno probabilmente ci sarà un ulteriore record, a testimonianza che il lavoro che stiamo facendo è la strada giusta. Ci auguriamo che tanti altri imprenditori, anche di settori nuovi, possono vedere in Emitalia uno strumento fondamentale per raccogliere capitali e risorse qualificate. Benissimo Fabio, ti ringraziamo per la partecipazione come sempre, ti auguriamo un buon lavoro. Emitalia tra 2 anni, perché dobbiamo raccontare qualcosa di nuovo. Senz'altro, lo faremo. Ciao. Grazie, ciao.